Federico Buffa, Piero Chiambretti, Pierluigi Pardo, Mauro Berruto, Cristiano Militello, Maurizio Cacciatori, Beppe Signori. Sono solo alcuni dei tantissimi nomi che per 5 giorni porteranno Macerata alla ribalta nazionale con il Festival dell'Etica e del Racconto dello Sport, un'edizione che ha il tema dei colori. Non soltanto il verde, che è il colore sociale di Overtime, ma l'azzurro delle nazionali italiane che tanti risultati ci hanno regalato quest'estate, l'oro, il colore della medaglia d'oro, ma anche l'argento, il bronzo. Racconteremo le medaglie delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, il cremisi delle fiamme oro, ma anche il rosa degli appuntamenti dedicati alle donne, ma soprattutto perché ci piace vedere sempre con positività il futuro, quindi un mondo colorato anche in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo. Un mondo colorato voluto fortemente anche dall'amministrazione Parcaroli. Mai come quest'anno qualità, se vogliamo anche quantità, nel rispetto di tutti i protocolli. E, quindi ecco, una 5 giorni di racconto dello sport che ci conduce appunto al 2022, anno durante il quale non solo appunto Macerata sarà città europea dello sport, ma Macerata racconterà la sua progettualità, la sua visione che ha del futuro, partendo appunto dallo sport che unisce come un filo rosso, turismo, cultura, enogastronomia, eccetera. Lo sport un po' come core business di questa amministrazione. Partner storico insieme a tantissimi altri, l'Università di Macerata sempre attenta allo sport anche nella sua didattica, con il varo quest'anno del corso di consulente giuridico per lo sport. Una cosa molto importante sul quale l'Ateneo punta molto è che affianca l'esistente corso di perfezionamento a scienze della comunicazione sulla comunicazione sportiva. È una cosa importante per noi, ci abbiamo sempre creduto. Credo che il programma annunciato che abbiamo sentito sia veramente un grande programma, un programma nutritissimo. Quindi appuntamento al 6 ottobre, quando sarà proprio il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli a tagliare il nastro simbolico dell'edizione 2021. Una testimonianza di vicinanza da parte nostra, di grandissimo rispetto per il messaggio positivo che questi ragazzi e queste ragazze portano avanti con grande fierezza.